20 aprile 2023, aggiornamento dal mio allevamento sulle cove dei canarini. Prima coda che è iniziata bene, ragazzi, abbiamo fatto una buona prima covata, siamo ancora all'inizio, però vi faccio vedere un po' come vanno le cose. Queste sono le coppe dei arricciati del nord, che hanno avuto più o meno l'80-85% di fertilità ai maschi, quindi diciamo molto bene, e la schiusa è stata del 90%. Questi sono quattro arricciati del nord che crescono, devo dire, bene, perché poi lo sapete meglio di me, ragazzi. Oltre a fare canarini, quello che si ricerca in questo periodo è trovare l'equilibrio dell'alimentazione in quello che si deve utilizzare per farli crescere i piccoli e per far star bene i genitori, perché non ci dimentichiamo mai che c'è questa duplice funzione, perché se poi i piccoli crescono ma gli anziani, i riproduttori subiscono l'alimentazione, le cose non vanno assolutamente bene. Ci sono diversi canarini che stanno nascendo, i più grandi, per chi mi segue sull'altro social state vedendo i progressi, i più grandi hanno 12 giorni, mentre questi qua stanno nascendo adesso, cioè il quinto che deve ancora nascere. Quello che vi dico sempre, ragazzi, da piccoli, piumino, colore e vitalità sono tre fattori importanti da tenere sotto controllo. Questi sono altri quattro arricciati del nord, affamati, però allo stesso tempo, se si controlla sempre sul groppone, ci devono stare le due macchie di grasso. Questo canarino, le feci sono un po' più molli perché oggi ho utilizzato del cetriolo, e quindi è normale, quando si utilizza cetriolo o la mela che io sconsiglio nei primi giorni di vita, meglio il cetriolo, o meglio ancora niente, solo il pastoncino, i semi, frutta e verdura iniziare dopo i 3-4 giorni per evitare interiti, è una cosa buona da fare. Questo è un altro nido con 4 arricciati del nord, pezzati, verdi, e ci sta anche un giallo macchiato, che crescono bene. I roggetto sono partiti bene, i quattro canarini dello standard mondiale stanno riproducendo bene. Qui c'è una bella coppia che fortunatamente è anche brava allevatrice, che ne ha 5. Li sta portando veramente veramente bene, sono pieni di cibo. Tutti i canarini che state vedendo non sono stati inventati con pappa artificiale, perché il lavoro già è tanto qua, se mi devo mettere anche a crescere i piccoli non si va bene, quindi per evitare che i canarini perdano di frequenza di imbecco e diventino svogliati un po' come me, io evito di dare pappa artificiale, pappa da imbecco, e quindi faccio fare a loro. Solo nel caso in cui ci sta qualche canarino problematico a cui bisogna dare un medicamento o un'integrazione perché non riesce a crescere a passo con gli altri, allora si interviene. Vi faccio vedere anche il video che state seguendo su altri social, che sto pubblicando giorno per giorno. Sono arrivato a 12 giorni, sono 4 progetti fratelli dei canarini che hanno vinto sia al mondiale che a Modena, quindi si prospetta bella roba, stanno bene e prosegue tutto bene. Per quanto riguarda gli aggi, sono più arretrati, è normale, ci stanno degli aggi, diciamo che abbiamo delle uova che si chiuderanno a breve, ma come è logico che sia, stanno più indietro. Tra un po' iniziamo la fase di involo di qualche nido, poi passeremo allo svezzamento e inizieremo con la seconda covata. Quindi siamo al 20 aprile, tiriamo fino a fine giugno, poi inizia il caldo e dobbiamo staccare. Quindi è arrivato il momento di fare i canarini e di farli in questo periodo di aprile, maggio, giugno, massimo. Vi ricordo sempre di seguire il mio blog, angelocremone.com, dove scrivo tutte le cose che ho da dirvi sulla canaricoltura. Di iscrivervi al mio canale se state vedendo questo video da YouTube e di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati. Se passate dal mio blog, iscrivetevi alla newsletter, vi mando una notifica
dove potete vedere le mie attività recenti sul mondo della canalicoltura. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo aggiornamento che sarà tra circa un paio di settimane e vediamo come procede. Buon allevamento a tutti, un abbraccio da Angelo. Ciao!